Questo è il plasma, suddiviso ovviamente per gruppi. Come vede, i cassetti cominciano a scarseggiare. Nel centro trasfusionale dell'ospedale Marche Nord, un intero congelatore che va a meno 30 gradi viene utilizzato soltanto per contenere le scatole di plasma iperimmune. Al momento vuote, poiché nonostante il nostro impegno quotidiano per la raccolta, le scorte stanno esaurendo, spiega il dottor Carlo Pazzaglia davanti alle telecamere di Fano TV. L'appello dunque è chiaro, è necessario che i guariti dal Covid-19, se idonei, facciano la propria parte e donino il plasma per aiutare chi è ancora malato. Marche Nord è in campo per la raccolta fin dai tempi della prima ondata ed è ancora alla ricerca di donatori, non sempre facili da trovare. Il trasfusionale di Marche Nord ha iniziato a produrre plasma iperimmune dal mese di maggio, prima ondata. Noi abbiamo iniziato intensamente subito raccogliendo, soprattutto nei mesi di maggio, giugno, luglio, e abbiamo raggiunto una cifra notevole perché in questo momento siamo a circa 170 sacche raccolte. È stato utilizzato tutto. Siamo continuamente alla ricerca di donatori. Questo è il problema grosso perché non è facile, non è semplice trovare i donatori. Abbiamo purtroppo dei limiti di legge. I malati non tutti sono in grado di donare perché continuano a stare male, quindi noi per forza di cose dobbiamo cercare in continuazione. Lo scopo principale è quello di dare anticorpi pronti al paziente, perché questi anticorpi sono prodotti dai soggetti guariti che hanno avuto il Covid e che quindi producendo loro stessi delle sostanze difensive che sono gli anticorpi riescono poi a combattere e a distruggere il virus. Questo è il concetto di base, semplicissimo. Poi tecnicamente è molto più complesso, ma diciamo che l'utilità principale è quella di dare una difesa ulteriore ai malati di Covid. Ovviamente questo è un presidio terapeutico, cioè è solamente una parte della terapia che si fa a un paziente Covid. L'efficacia reale, come dicevo, in realtà è tutta da dimostrare, perché ci sono degli studi a cui noi, Marche Nord, abbiamo partecipato, studi a livello nazionale, e devono ancora essere pubblicati i risultati. Tutti questi dati ci aiuteranno a capire bene se funziona, però continuo a dire che questa è un'arma che in questo momento noi dobbiamo utilizzare perché i clinici ce la richiedono. Ben definiti i criteri per donare il plasma, è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, aver superato da almeno 14 giorni la malattia da Covid-19 e avere i requisiti per la normale donazione del sangue. Marche Nord per la raccolta ha aderito al protocollo della Regione Marche assieme all'ospedale di Torrette e Fermo. Diverse le sacche partite dall'ospedale di Pesaro per raggiungere tutta la regione, compreso anche il Covid Hospital di Civitanova. Si dona sempre su appuntamento ed è necessario prenotarsi allo 0721 31 466. Un appello a compiere questo gesto di generosità arriva anche dall'Avis provinciale. La donazione di plasma iperimmune rappresenta una risposta importante e decisiva in questo momento pandemico. Ecco, da una sacca è possibile aiutare una sola altra persona, quindi significa che ogni donazione è incredibilmente preziosa, soprattutto perché si è rilevata decisiva nel risolvere quella sofferenza. Quindi una sacca guarisce una persona. Ecco, allora diventa importante proprio perché i malati di Covid sono tanti, allora devono, si spera che possano essere tanti anche i donatori.